Beh, io ringrazio il gruppo Anima e ringrazio la libreria esoterica per avermi invitato e quindi per darmi l'opportunità di presentare il mio libro recentemente pubblicato con Nexus. Io sono rientrato in Italia qualche mese fa, dopo un'esperienza in Medio Oriente, di diversi anni, un'esperienza in Africa. Quindi ho pubblicato del materiale relativo alle mie ricerche, ai miei studi in lingua inglese, pubblicato in formato ebook e disponibile attraverso i miei siti internet. Però rientrato in Italia, questo è il primo libro che pubblico in italiano, che è il risultato di una serie di riflessioni, più che altro, su quello che può essere oggi la ricerca interiore, la ricerca spirituale in un momento storico, insomma, così particolare, no? Siamo in un momento di transizione, siamo in un momento dove c'è anche molta proposta sul fronte di questi temi, no? Dalla New Age, da una certa rinascenza neopagana, da una certa rinnovata curiosità nei confronti di questo tipo di indagini. Per cui io è da 20 anni che mi occupo di questi argomenti. All'inizio, da molto giovane, ho dato spazio alla mia vocazione spirituale in ambiente cattolico, evidentemente, perché quando si è adolescenti, quando si è giovani in Italia, si frequenta l'oratorio, si frequenta la parrocchia. Si frequentano magari i frati dove si va a giocare a pallone e lì è ovvio che si incontrano i primi riferimenti per quanto riguarda una ricerca di senso. Poi, vabbè, quando si è trattato di incontrare quello che è effettivamente la struttura ecclesiastica, ho sentito in me la necessità di percorrere in altro modo la mia via di ricerca. Quindi mi sono accostato alla teosofia come chiave esoterica alla lettura del cristianesimo. Quindi attraverso la teosofia, attraverso l'esperienza rosicrociana, avevo in animo quella di cercare le chiavi esoteriche del cristianesimo attraverso la gnosi, attraverso l'ognosticismo. Questo mi ha inevitabilmente condotto quindi ad approfondire i miei studi attraverso la Kabbalah, che ritengo la chiave esoterica all'ebraismo. E poi, solo recentemente, ho incontrato e avuto modo di affrontare il sufismo come chiave esoterica all'Islam. Poi, alla fine, insomma, queste matrici riconducono ad una matrice comune che si sente, no? Al di là di incontrarla o meno con la ragione, con le letture, con gli studi, con la propria esperienza di ricerca pratica, però si sente che poi alla fine è lì che si va a parare e secondo me si va a parare nella fonte, nella sorgente di tutte le energie, di tutti i poteri, di tutte le conoscenze, che è in noi stessi. Ecco perché dopo qualche anno di riflessione all'estero ho ritenuto di pubblicare e scrivere questo libro dal titolo appunto Nient'altro che se stessi. Comunque, giusto per dare qualche informazione sulle mie ricerche, sulla mia esperienza, dopo la teosofia, negli anni, fine anni 80, anni 90, ho avuto modo di incontrare l'esperienza di Damanhur, che è una nota comunità piemontese, e lì ho vissuto per una dozzina di anni perché mi ha appassionato molto l'idea di applicare a modelli sociali, a esperimenti umani, quello che potrebbe essere, quello che è una ricerca spirituale, quindi cercare di applicare alla propria vita quotidiana all'interno di un contesto sociale. Quello che è il proprio sentire, quello che è il frutto della propria ricerca intima. Quindi questo progetto mi appassionò moltissimo e mi
decisi di coinvolgermi in maniera estremamente concreta in questa realtà. Nel 2004 ritenni di proseguire oltre la mia esperienza personale in maniera più autonoma, più indipendente, quindi sicuramente l'esperienza da Manuriana ha rappresentato un interessantissimo aspetto della mia formazione personale, però ho sentito poi l'esigenza di andare oltre e quindi proseguire in forma più personale la mia indagine. E quindi ecco, sono stato in Africa, sono stato a Dubai, poi con quello che è successo a Dubai ho ritenuto bene di rientrare in Italia per tempo, perché sapete, siamo all'interno di un momento non facile, e quindi realtà come Dubai, che sono molto speculative, molto, come dire, no, spregiudicate dal punto di vista economico, sono quelle che poi risentono maggiormente per prime di un effetto domino, e quindi ho ritenuto di rientrare in Italia con mia moglie Eleana. E questo non è il mio lavoro. Fondamentalmente io sono un manager aziendale, mi occupo di consulenza per le imprese, di formazione del personale, di organizzazione interna, cercando ovviamente di portare anche all'interno del mio lavoro, ovviamente, la mia etica e il mio modo di essere, il mio modo di interpretare la vita e quindi anche il lavoro stesso come parte dell'alchimia della vita. Ecco, io non ritengo di dover frammentare non solo i saperi, ma anche le esperienze. È un tutt'uno, è una grande alchimia. Il tempio è il mondo. La meditazione e la preghiera non è altro che la nostra stessa vita quotidiana vissuta consapevolmente, secondo me. Quindi la ricerca non può essere solo un qualche cosa di mentale, ma deve essere un qualche cosa di vissuto e di trasferito anche nelle cose più semplici. Non è detto che chi sia vegetariano, faccia yoga dalla mattina alla sera, sia necessariamente automaticamente una persona che abbia sviluppato concretamente una certa etica, una certa spiritualità, così come tutto sommato non è detto che la persona materialista non abbia saputo invece sviluppare una propria etica personale del tutto in linea con determinati principi morali, etici, spirituali, e quindi magari senza saperlo, però porta avanti una vita di significato, una vita di senso, nel come fa determinate cose più che nel cosa fa. Ecco, secondo me una ricerca interiore, una vita che possa dirsi spirituale, è distinta dal come si vive, nel come si fa qualunque cosa, non tanto dal fare qualche cosa piuttosto di qualcos'altro. Ecco, allora non è tanto il fare delle meditazioni piuttosto, no, come in quegli ashram, no, dove tutti i monaci pregano e meditano dalla mattina alla sera. Chiamateci all'ora di pranzo. Ecco, secondo me, chi ha fatto veramente meditazione è colui che ha cucinato per tutti, probabilmente. Quindi voglio dire, bisogna capirsi, a volte un po' superficialmente si pensa di trovare un alibi, una giustificazione, una rassicurazione nelle cose che si fanno e che vengono proposte in maniera a volte spesso superficiale. Per non mettersi davvero sul cammino di una ricerca dentro di sé, per non mettersi davvero in discussione, perché comunque ricerca spirituale vuol dire anche incontrare i propri limiti, le proprie debolezze, incontrare se stessi nelle parti migliori, così come nelle parti meno belle, meno piacevoli da elaborare dentro di noi. Non c'è nulla da reprimere, c'è tutto da accogliere, c'è tutto da accettare profondamente, però con uno spirito di miglioramento, e questo costa un certo sforzo, un certo impegno. Ecco, a volte ci si nasconde dietro a degli alibi per evitare di incontrare veramente se stessi.